Io innanzitutto grazie, grazie a Brisco, grazie a questo medico visionario che si chiama Brisco. Da un anno mi chiede di venire qui, da un anno questo è stato da me rinviato. Grazie a tutti voi, grazie. Io so che significa, quindi sì. Tutta la mia solidarietà. Grazie alle persone che sono qui, quelle che ho sentito, grazie al presidente Viviano che conosco profondamente di persona, ma che seguivo, grazie ai medici, agli interventi che ho ascoltato, grazie ai genitori, alle scuole, grazie veramente a tutti. I ringraziamenti non sono mai abbastanza. Dopo una giornata come questa, dove si parla di indifferenza e di silenzio, io ne so qualcosa. L'UNICEF da qualche anno si occupa anche dell'Italia. Noi in realtà abbiamo come organizzazione un mandato internazionale, lo avevamo, lasciamo nel dopoguerra per aiutare i nostri nonni distrutti dalla guerra, torniamo da qualche anno perché in Italia ci sono dei problemi enormi legati ai minori non accompagnati, stranieri, legati alla povertà. E quando il Presidente Pia parlava di silenzio, io penso che il silenzio, l'indifferenza, li conosco bene perché quando durante tutti questi anni che sono stato portavoce da 5 anni nessuno mi conosce, eppure quante volte ho tentato di raccontare a voi quello che accadeva in Siria 5 anni prima che scoppiasse, quello che accadeva in Yemen 2 anni prima che accadesse, quante migliaia di bambini muoiono ogni giorno, 16.000 pensate adesso in questo momento per cause prevenibili o curabili in tutto il mondo. Io passo le giornate intere nel silenzio e nell'indifferenza, le ho passate, le passo. Sono battaglie che conosco bene e ho sempre detto, ogni giorno che mi moriva in faccia, io poi le ho viste perché ho girato il mondo, ho visto l'Iraq, la Giordania, il Libano, la Siria, le guerre da vicino, la fame dell'Africa, l'odore degli Islam che è uguale a quello che ho sentito oggi in Italia, questa è la cosa più clamorosa. Ho sempre detto e ripetuto alla stampa che il silenzio e l'indifferenza sono un crimine contro l'umanità. Qui, in questa città, oggi siamo in piena violazione, in pieno crimine contro l'umanità, esattamente come avviene in altri paesi. Ma quante volte ho detto che uccidere un bambino siriano è un crimine, ma soprattutto due volte lo uccidi quando non ne parli. Ecco, è sconvolgente quanto a volte perdiamo le giornate. Voglio fare una piccola digressione, anche se non sono uso a parlare di politica, ma resto sconcertato dai riflettori sul povero ragazzo candidato segretario del PD che cita Burioni e gli capita addosso una sventura di insulti e di battute soltanto per aver fatto un passaggio di un intervento, diciamo, ad un congresso. E il fatto che io sto qua non lo scrive nessuno, e il fatto che qui c'è un dramma in corso da anni non fa parte della cronaca. Io ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale dell'infanzia, in realtà come tutti gli anniversari, consentitemi, non serve a niente, nel senso che ci prendiamo questa giornata sempre, i giornali ci hanno chiesto, i telegiornali, i dati sulla situazione del mondo e, come dire, l'abbiamo raccontato. Stamattina, se avete i quotidiani, non ne parla sostanzialmente nessuno, se non qua e là. Questo è il dramma, no? E poi alla fine il paradosso è che quando si parla di bambini sembra quasi che non interessa. Probabilmente lo diciamo, quante volte l'abbiamo detto, perché i bambini non votano e quindi non sono influenzabili. Ma in questo caso io ho deciso di iniziare invece la giornata mondiale dell'infanzia oggi a Taranto, il 21, oggi è la giornata dell'infanzia, perché oggi un portavoce dell'organizzazione che nasce proprio per vedere che questa carta qui venga rispettata del tutto, io affermo con certezza che in Italia ci sono dei bambini italiani che vivono senza diritti, ci sono dei bambini italiani, io non li voglio chiamare i bambini italiani, io non li voglio chiamare i bambini vittime del libro. Io voglio che si sappia che questi sono bambini italiani, Presidente. E come tutti i bambini italiani meritano l'attenzione. La domanda è, se sono bambini italiani, noi dobbiamo pretendere che il governo, le istituzioni, la commissione di camerale infanzia, che oggi per fortuna ha un presidente illuminato, che io conosco, l'autorità garante per l'infanzia, oggi concentri i loro sforzi sui bambini d'Italia. Io vi dico la verità, sono rimasto sconvolto e mi scuso con il contatto, mi scuso con voi, mi scuso con il Presidente, mi scuso con Cristo, mi scuso di questo ritardo. In Italia ci sono 1,5 milioni di bambini che vivono in povertà relativa, lo dico da anni, ne parliamo sempre,
Ma raccontare adesso quello che è accaduto qui diventa un imperativo ancora più importante. Io credo che un'organizzazione come la nostra non possano raccontare quello che ho visto. Sono rimasto sconvolto, credetemi. Innanzitutto per Siria, che aveva l'età di mio figlio. Ma resto sconvolto da quello che ho letto. Io ho letto oggi temi, ma ne avremo ricevuti centinaia di migliaia, una generazione di bambini che sono già adulti. Una generazione di bambini che non dobbiamo assolutamente considerare ignara, ma anzi, grazie all'aiuto delle insegnanti, delle preside che ho incontrato, sono bambini che sono pronti a cambiare questa città. Sono pronti, sono il futuro di questa città. Sanno bene cosa succede in questa città. Ma è altrettanto assurdo leggere bambini che scrivono già in età giovanissima il diritto alla vita, di paura del potere dell'istruzione. Io ho pensato a Malala, che in Pakistan, non a Taranto, in Italia, diceva che con una penna voleva salvare una generazione di sue coetanee e le hanno fatto un colpo in testa perché lì le donne non possono parlare. Questi bambini parlano di paura del potere dell'istruzione, un bambino di 6 anni, cioè è già consapevole del fatto che se lui cresce e sa che fa schifo morire di cancro, fa paura a chi questa cosa non la vuole sapere. Allora questa, se da una parte, è una consapevolezza meravigliosa, perché mi fa pensare che questi bambini tra 10 anni saranno quelli che daranno filo da torcere a chi fino ad oggi non sta facendo niente. Dall'altro è assolutamente impensabile, è allucinante, è incostituzionale, è contro ogni noi che ci battiamo tutti i giorni per difendere e proteggere i bambini, per il superiore interesse. L'articolo 6 di questa cosa qui l'abbiamo firmato tutti, già l'ha ratificata nel 91 questa convenzione. L'articolo 24, il diritto allo studio, all'istruzione, tutti gli articoli che parlano del diritto alla voce. Questi bambini scrivono l'impotenza dei nostri genitori, lo scrivono, scrivono i diritti negati, il diritto al futuro. Si muore da bambino, cioè un bambino dice che si muore da bambino, cioè il bambino già sa a tanto che muore. L'ho letto qui, ed è una cosa mai sentita, l'ho sentito nelle parole della zia di Silvia. Allora, io quello che dico è, i bambini hanno una loro costituzione che per tanto è stata violata, è questa, e poi c'è anche quella che riguarda i loro genitori e che riguarda anche loro come cittadini. Ma quello che io mi domando, e che domando anche a voi, è come si fa a dire che il caso Libre è chiuso soltanto perché è stato fatto un accordo, quando c'è un caso che riguarda l'infanzia e i figli di questa città? Il caso Libre non è chiuso perché la dottoressa li ha nucleati in maniera perfetta. Questi bambini qui vivono una condizione impressionante. Io veramente non ho parole, ho pianto tutta la mattina a Paolo VI quando mi hanno detto che non ci sono i soldi per il campetto dove giocare. Io ho visto il campetto di loro casa, una cosa impressionante. Il nostro mandato è di proteggerli ovunque che si siano. Noi da oggi lo faremo, noi oggi adottiamo Taranto. Però vedete, io mentre parlo sento di dire un sacco di parole inutili, sento di non avere le soluzioni. L'ho detto oggi nelle scuole ai bambini: vorrei poter avere la soluzione in tasca e dirvi: ecco, guardate, viene questo simbolo che nel mondo vuol dire salvezza, che nel mondo vuol dire protezione, che nel mondo vuol dire salute, e vengo qua a casa mia in Italia e vorrei dirvi che da domani mattina questo non c'è più. Ma non posso, io posso ai bambini intanto soltanto dargli la mia voce, quella della mia organizzazione, quella che da oggi non lasceremo soli, quella che la costanza di tornare qui a immaginare che tutti i grandi protagonisti, Michele lo fa da sempre, voi lo fate da sempre, si parlava, no? Siamo stati divisi, oggi finalmente lo siamo. Il nostro ruolo nel mondo a volte riesce perché mettiamo tutti insieme, facciamo parlare addirittura in certi contesti di guerra i nemici giurati per salvare i bambini. E questo lo facciamo nei paesi in via di sviluppo, e lo facciamo in Italia. Cioè, è una cosa allucinante. E la politica, quella con la P maiuscola, come succede negli Stati Uniti, nelle questioni che riguardano l'interesse nazionale, in America si fa in politica estera, si faceva, non si divide. Io chiedo oggi, se c'è ancora l'ansia in sala, di dire alla politica italiana di venire tutti qua senza colori, come ha detto Michele Emiliano, a risolvere il problema dei bambini di Taranto che muoiono di tumore. O le loro genitori, perché tu hai perso un genitore per tumore. Io, esatto, no? Genitore, io sono il tuo, sono un padre ipocondriaco che penso sempre che se muoio lui resta solo. Pensate un padre di Taranto che sa già che ha una percentuale più alta di ipocondriaco portavoce dell'UNICEF, che pensa di morire perché è matto,
scusate, no? Che lo sa perché accade davvero. Ecco, tutto questo secondo me ci deve far pensare, innanzitutto, questo è veramente, cioè l'unica fiera ha lanciato una campagna che dice food children back on the agenda, facciamo tornare i bambini di nuovo nell'agenda del governo. Innanzitutto è allucinante che non ci siano mai stati, cioè anche dire che mi fate tornare nell'agenda dei governi è assurdo. Ma io veramente credo che lo sforzo qui, veramente tutti insieme, lo si possa fare. Io, ripeto, ho letto cose che non avevo potuto leggere. Mi domando però, e domando a voi, e domando alla politica, domandiamo io insieme. Voglio sapere da domani mattina chi non è d'accordo. Voglio le facce di chi sta qua, ma voglio le facce di chi sta di là. Voglio le facce di chi mi dice, Michele, che non è d'accordo. Cioè, voglio le facce di chi mi dice che non ci sono soluzioni per i bambini di Natale. E questo è il grande tema, secondo me, su cui ci dobbiamo interrogare. Cioè, voglio leggere in faccia. Quando, di nuovo, chiedevo alla politica di intervenire tanti anni fa sulla vicenda siriana, che è la peggiore guerra che c'è mai stata negli ultimi 70 anni, dicevo, mi dite chi sta coi bambini e chi non ci sta. Guardate, c'è chi non ha risposto agli appelli su queste cose. Quindi io voglio guardare in faccia chi domani mattina, dopo le cose che ho visto oggi, dopo le cose che ci siamo detti oggi, alla faccia di dire che sta dall'altra parte. Secondo me non è umano, secondo me è disumano. Ma siccome ci siamo abituati da qualche mese a questa parte alla disumanità, ok? Mi aspetto pure che ci si renda disumani su questo. Allora io credo che qui debba venire la Presidente della Commissione di Camera dell'Infanzia, l'onorevole la senatrice Micia Ronzulli, mi aspetto che tornino qui con noi la Garante dell'Infanzia Filomena Albano, mi aspetto che qui vengano ministri, mi aspetto che qui tutti insieme vengano l'opposizione, sto dicendo delle cose di un retorico e di un ovvio assurdo, il Presidente lo saprà, io vi riconvoco, tu sai come funziona, li conosci meglio di me. Il 26 non vengono. Il 26 infatti non vengono, però tutti questi diritti. Se ci riconvochi tu, non hanno diritto alla voce, il diritto all'ascolto, questi bambini vogliono. Ma io non li voglio fare incontrare a voi, Michele. Io li voglio portare a tamburi. Io li voglio portare a fare il giro che oggi non ho potuto fare. Perché non ci vengono? Questo è il problema. Ma perché? Perché non andare a guardare in faccia come abbiamo fatto noi oggi? Perché? Ma perché? Ma possiamo dire questo? Ma perché non gli leggiamo un tempo? Allora, qui dentro. Allora, innanzitutto voglio dire una cosa. Io confido molto, perché sono un suo grande stimatore come tutti noi italiani, insomma io ho una grande fiducia nel nostro Presidente. E queste lettere, con questi cesti, io credo che noi andremo al Presidente e gli rivolteremo, perché il Presidente è un uomo straordinario. E il Presidente non sbocciterà delle risposte. Lo faremo anche al Santo Padre, nelle vie naturalmente che ci saranno consentite. Ma vi voglio interrogare su un'ultima cosa. Aprite una soltanto delle pagine di questi temi, le conoscete benissimo, io le ho letto tutte queste. Allora, guardate, non c'è bambino che dice la stessa cosa. Solo questo basterebbe per fargli vedere tutte le lì. Ma perché io penso a mio figlio che la mattina si sveglia e che poco fa mi ha telefonato e mi ha detto: papà, mi riporti la ricarica per giocare a Fortnite perché sono 3 giorni che non ti vedo, non è giusto, papà. Voglio stare con te. E tu ti senti solo un cattivo papà, no? E poi leggi questo e dici: forse stasera se non gliela riporto magari mi autoperdono. Loro scrivono tutti la stessa cosa. Ciao, sono Larissa, abito a Tamburi, guardo fuori dalla finestra. Ciao, una giornata di sole, guardo fuori dalla finestra. I bambini che vivono a Tamburi si svegliano la mattina e guardano fuori dalla finestra. Cioè, questa è un'infanzia negata, questa si chiama infanzia perduta. Questi si chiamano diritti violati, non in Africa, non in Siria, signori, non in Yemen, non nell'Africa centro-occidentale, lo dico a me stesso che mi occupo di quelle cose, ma nel mio paese, in Italia, succede questo schifo qua. I bambini, questo non lo posso servire, non lo posso sopportare. I bambini italiani, i bambini di Taranto sono i bambini italiani. Io voglio sapere chi ci sta da domani mattina e poi ci comuniamo tutti quattro, lo prometto, Presidente. Okay. Va bene? Grazie.